C'è una cosa molto importante che dovresti fare, ma che non stai facendo, e oggi la scopriremo insieme. Allora, innanzitutto, ciao. Ti sto parlando dallo splendido Coglio Friulano, terra famosa per i suoi vini, a qualche passo dalla Slovenia, e che oggi, insieme alla mia compagna, una Vespa Pix 125, ho scelto come base di partenza per questa nuova storia. Devo dire che mi sono impegnato, mi sono sforzato parecchio per capire come spiegarti questa cosa. Poi ho capito che dovevo banalmente raccontarti la mia colazione. No, aspetta così. Andiamo. O meglio, come la creo la mia colazione. Quindi ho deciso di portarti con me ad acquistare quelli che ritengo i tre ingredienti principali. Per farlo, partiremo da Dolegna del Coglio, proseguiremo verso Cividale del Friuli e concluderemo la nostra corsa nelle valli del Natisonio per acquistare l'ultimo, ma fondamentale, ingrediente. Occhialetti e possiamo andare. Via. Buongiorno. Io dovrei comprare del caffè macinato. Sì. Sì, io vorrei un 90% arabica. Per la moka? Per la moka, sì. Il primo ingrediente, quello più importante, il caffè. Sei motociclista anche tu? Sono andato su una moto. Con una risposta del genere? Inutile dirti che hai seguito una chiacchiera a tema due ruote con Hermes che mi ha raccontato svariati aneddoti del suo passato, tipo quando scappava dai caramba a 10 anni su una di queste. Infine però siamo riusciti anche a trattare l'argomento colazione. Hermes, allora, tu te la godi la colazione, quindi ti piace fare colazione Io Mattia? ho l'abitudine di farlo, sì. Ok, caffettino. Caffè, brioche e via, dopo la serie di pastiglie Ottimo. per stare in piedi. Però te la fai, quindi te la Sì. godi, è importante. Ok, Ecco. Hermes, io ti ringrazio e buona giornata e grazie per il caffè. Buon Altrettanto, weekend, grazie. ciao, ciao, ciao. Prendo due. Ottimo. Con lo zucchero, guarda. Ciao Pierino. Sono Simone, sono venuto a prendere le brioche più buone del Triveneto. Vi faccio una domanda. Voi fate colazione la mattina? Sì, ve la godete, cioè ve la prendete con comodo, è una roba frettolosa. Fretta? Ok, quindi non ve la godete tanto. Ok. Minuti contati. Ottimo. Quanto sono buone le brioche della Pierina. Ad ogni modo, porta pazienza che tra poco tutto avrà più senso. Prima, però. Grazie. Allora, pera e kiwi. Ce li avevo già, ma era per farti capire meglio.
Non so se hai notato, ma ci siamo sempre interfacciati con attività locali. E per chiudere in bellezza ti ho portato da Elisa, ovvero colei che mi fornirà l'ultimo fondamentale ingrediente. Pensate che ha ripreso in mano l'ex attività di famiglia nel 2019. Il suo caseificio artigianale offre svariati prodotti a chilometro zero, genuini e di qualità. Una bomba. Lei, parliamoci chiaro, si fa il mazzo, ma ama quello che fa, lo si percepisce, e mi è risultato ancora più chiaro quando gli ho chiesto se tutte le sue mucche avessero un nome. Allora, questa è Gina, attrice, questa è Barbie, questa è Buxa, questa è Diana, questa è Moira, questa è Stella, questa è Fiona, questa è Gigante, Simona, quelle con le corna, l'attrice è Flora, Lady Gaga. Non l'avessi mai fatto. Scherzo, Lisa, mi sono divertito. Ad ogni modo, dopo aver conversato anche con lei sul tema colazione... No, io non ho mai fatto colazioni grandi, mai stata abituata, e piuttosto mangio dopo le 9, proprio stomaco chiuso la mattina appena mi sveglio. Okay. Quindi io alle 9 mangio qualcosa sicuramente di salato, con il caffè la mattina sì, e poi aspetto il pranzo. Mi è stata fatta giustamente una domanda. Perché tu la tua colazione cosa vuoi raccontarci? Giusto, bella assist Lisa, e quindi dai, andiamo a concludere. Hai visto cosa non faccio per la mia colazione? Per me è sacra e mi dà talmente tanto gusto che in quella mezz'ora godo da matti, sto proprio bene. Per scelta, quindi, è diventato il momento più importante della giornata, quello dove mi riesco a immergere nel presente, ma che, soprattutto, mi ricorda l'importanza del godersi il presente. Ed è questo il punto. Tra pensieri, obiettivi e progetti, tutto procede molto velocemente, così facendo ti impedisci di vivere un'esperienza meravigliosa. Perché la vita è qui, ora, ma ce ne siamo dimenticati. Quindi ti invito a fare una cosa. Tramite questa colazione mi piacerebbe che trovassi il tuo momento colazione. Insomma, un'occasione che ti faccia apprezzare e ricordare l'importanza del presente. Perché in fin dei conti è tutto ciò che abbiamo, e credimi, anche le azioni più banali potrebbero assumere i connotati di un'esperienza bellissima.